Ho davvero poco tempo per spiegarvi che cosa andrò a fare oggi. In pratica, questo pomeriggio Luisa e il suo personal trainer sono venuti qui ad allenarsi perché, sapendo l'estate, volevamo fare allenamento corpo libero nel nostro giardino. Hanno finito di mangiare e stanno preparando perché Luisa deve accompagnarlo a casa perché erano andati con la macchina di Luisa. E niente, devo correre perché il piano sarebbe quello di entrare in macchina prima di loro e di praticamente spiare tutto il tragitto. Volete chiudere casa? Che io vado. Io vado ai miei amici, capi? Vado da Ale. Chiudete casa. Decisamente più facile del previsto, cioè praticamente sono già giù. Mi è bastato dire, scendo con i miei amici, ok, nessuno ha fatto domande, devo solo sperare che la macchina sia aperta. Ti prego, ti prego. No. No, devo andare a prendere le chiavi, aprirla, riposarle, sarà un casino. Penso di avercela fatta. Andiamo. Ci credo, ce l'ho fatta, ok. Qui è un po' sporco perché è per Billy che sta sempre qui. Ok, queste le metto proprio qui. In modo che quando lui entrerà e troverà le chiavi qui, penserà semplicemente che è stata una sua dimenticanza e non che io le ho rubate. Oh, cazzo, cazzo. Non li avevo minimamente visti, ma dove stavano? Aiuto. Allora, è greve. Raga, non potete capire la mia posizione, ma sono nascosto, cioè non si vede nulla. Aiuto. Non so quanto riuscirete a vedere. Cazzo! Cioè, non so. Non mi fare video! Smettila! Non è da tutti, lo sai, entrare in macchina e mettere la cintura, ma lo so. Non fermi. Allora, a parte il fatto che non lo, cioè, io quando guido la macchina non la spengo, cioè non è mia consuetudine spegnerla. Aspetta, perché mi avevi innervosito e sei messa a farmi video. Certo, tu ci metti un'ora ad uscire. Ma ci metto un'ora, ci metti mille. Sempre un'ora. Va buona. Invece pure il singhiozzo, non so chi si spegne prima, se la macchina o tu che fai il singhiozzo. No, no, ti giuro, questo singhiozzo non lo sopporto più. Cioè, sta diventando un'esasperazione letteralmente. Che dici, ci fermiamo e mi scatti delle foto? Delle foto? Allora, qui è un po' problematico perché se faccio la manovra non usciremo mai. Andiamo. Raga, ma che stanno facendo? Cioè, aiuto. Però stanno tutto bene, non mi hanno sgamato. Lui si è fatto spegnere la macchina 20 volte. Ma mi sembra che lui ci stia provando un po'. Non lo so, non so voi. Cioè, che sta facendo? Lui sa che mi interrò nell'occhio, ma sta scherzando, è un troll. Ma, non comprendo. Comunque, tecnicamente stanno scattando le foto. Ma veramente fa. Ma veramente fa. Ma questi sono idioti, non lo so. Non capisco, stanno già andando a chiapparella. Non so, dobbiamo fare delle foto, ma hanno lasciato per la macchina così, qui in mezzo, che potrebbe passare qualcuno. Così, cioè non se ne fregano. Ma, non li comprendo. Stanno tornando, devo subito nascondermi, aiuto. Ok, ora prendo le chiavi. Comunque secondo me le foto sono che, non dico spettacolari, perché spettacolare è riduttivo, però veramente belle. Oh, ma comunque alla fine, cioè, tu stai sempre bene, vieni sempre bene in qualsiasi foto, cioè anche se ne facessi una adesso veniste bene. Va bene, dai. Vogliamo provare? Mi fai sempre troppi complimenti, cioè non capisco. Sono oggettivo alla fine. Vai, dai, mi hai convinto.
convinto, metto la terza. Sposta la gamba che è troppo grossa, cioè mi impedisce di fare il movimento del cambio. Cioè le gambe talmente muscolose che non riesco a muovere. Ti giuro che è stato davvero traumatico questo viaggio. Uno, mi fanno male tutte le ossa del corpo con la posizione. Non è una posizione umana, non si può assumere più di 2 minuti, è una tortura cinese. Stavo spaventando da morire, non capivo dove la stesse portando. Stanno praticamente a casa sua, stanno giocando coi cani, spero. E niente raga, cioè mi sono spaventato da morire. Lui sa saper fare 10 incidenti al giro di 5 minuti, quindi motivo in più per non andare mai più in macchina con lei. E niente, adesso dovrò dire a lui, sai, che uno scherzo, non so, mi farà trovare stesso ora, oppure faccio scherzo direttamente a casa. Fatto sta, io adesso non so cosa sta succedendo e lui sa perché sta intrattenendo così tanto. E mi sta salendo un po' l'ansia, quindi vi aggiorno quando viene Luisa. Lulu, sei normale? Ti giuro, non sei normale. Piatti, mi svegli, cacchio ci fai qua dietro? Un tonno, un tonno arenato. Ho dolori a ogni singolo osso del corpo. Luisa si sta spaventando a tornare, giustamente, però non vuole far guidare. Ha detto che per principio deve guidare lei. Comunque... perché non sai guidare. Secondo me la guido decisamente meglio di te. Però devo dire, luce un tramonto spettacolare. Veramente figo. E aveva ragione, sei stupenda quando guidi. Però lui non ti deve scattare le foto. Solo io la posso fare. Lui, diciamo che non stai guidando proprio al massimo. È molto bello. Ho fatto vedere già, è stupendo.